In una nota stampa, il sindaco Coppola spiega ai cittadini il perché tiene aperte le scuole, nonostante le tante richieste delle famiglie che si sentirebbero più sicuri se fossero chiuse, visto il numero di contagi che in questi ultimi giorni si sta sviluppando anche all'interno dei plessi scolastici. Leggendo i social, scrive il sindaco Coppola, talvolta mi imbatto in commenti anche particolarmente critici in cui si accusa il sindaco di voler tenere le scuole aperte, rischiando addirittura di provocare una strage. Capisco la preoccupazione dei genitori e vi assicuro che per me sarebbe facile dirvi che ho intenzione di chiudere le scuole, ma il mio dovere come sindaco e come cittadino è quello di rispettare le leggi. Il governo ha dato precise indicazioni sulle scuole e il TAR Campania ha sospeso l'ordinanza della regione che ne disponeva la chiusura. Oggi tutti gli istituti sono aperti. I sindaci che hanno disposto la sospensione delle lezioni in presenza, sottolinea Coppola, lo hanno fatto soltanto per pochi giorni e per specifiche criticità relative ai singoli plessi. Capisco le perplessità, ma vi assicuro che il mio esclusivo interesse è quello di garantire la sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Anche io ho dei figli che frequentano le scuole di Agropoli e per questo i vostri timori sono anche i miei. Dobbiamo capire che se si seguono rigorosamente le regole, le scuole sono un luogo sicuro. Poi il primo cittadino fornisce anche dei dati riguardo ai contagi nelle scuole. Da quando si è tornati in classe, continua Coppola, soltanto il 4% dei positivi registrati in città è relativo a bambini in età scolare. Alcuni di questi inoltre hanno contratto il virus al di fuori delle aule. Comunque non dobbiamo abbassare la guardia, gli istituti periodicamente garantiscono la sanificazione delle classi. Inoltre abbiamo sospeso la mensa e garantito un contributo per installare i sanificatori, seppur non previsti dai protocolli. Dobbiamo tenere alta l'attenzione, vaccinarci e rispettare le indicazioni che arrivano dal governo. Come sindaco posso assicurarvi che seguo costantemente la situazione, ma sappiate che il nemico da battere non è la scuola o le direttive che ci arrivano dai ministeri, ma il virus. Rispettiamo le regole e continuiamo a vaccinarci, conclude il primo cittadino Damocoppola.